secondo incontro delle segrete stanze. Stasera abbiamo solo due relatori invece di tre, perché purtroppo Mauro Dorato ci ha avuto un problema di famiglia e non è riuscito a venire. Vi presento i due relatori, Irene Giardina, professore di fisica teorica qui alla Sapienza di Roma, e Giorgio Manzi, professore di paleoantropologia. E basta, io mi fermo qua, lascio a loro la parola in ordine alfabetico, come sempre iniziamo, per cui la parola è Irene Giardina. Bene, grazie. Allora, come vedete dal titolo, quello di cui vi parlerò è un fenomeno che in realtà voi probabilmente da romani conoscete benissimo, cioè i comportamenti collettivi animali. In biologia vi sono molti sistemi che manifestano comportamenti collettivi e quelli che sono più familiari a noi sono i due esempi che mostro qui in questi video, vale a dire gli uccelli. Alcuni tipi di uccelli formano degli stormi e noi a Roma ne vediamo moltissimi durante il periodo invernale, e gli stormi sono dei gruppi in cui gli animali si comportano in maniera molto coordinata, quindi sono capaci di volare insieme mantenendo un altissimo grado di ordine e anche reagendo alle perturbazioni esterne in maniera estremamente efficace. Quindi se per esempio arriva un predatore, un falco pellegrino, ce ne sono tanti qui a Roma, si osserva lo stormo girare, contorcersi, muoversi, ma mantenendo sempre la coesione, quindi senza disperdere gli individui, e il proprio livello di coordinazione globale. Un caso un po' diverso di comportamento collettivo è quello degli sciami di insetti. Qui sulla destra vedete un video, questo video è stato girato credo a Villa Torlonia, ma insomma in tutti i parchi, se fate attenzione, ci sono soprattutto in primavera e in estate questi sciami di insetti che volano. Ora, ovviamente rispetto agli uccelli notate anche voi comportamenti diversi, perché gli sciami non volano tutti insieme in una determinata direzione, quindi non sono ordinati così come gli uccelli. Cioè, però se si guardano con attenzione gli sciami durante questo loro movimento, si può notare che ogni tanto ci sono dei pattern collettivi in cui si vedono dei gruppetti di moscerini che sembrano danzare insieme. Quindi questo è un altro caso in cui apparentemente il sistema è disordinato, ma poi se uno lo guarda con attenzione, soprattutto se lo studia quantitativamente, in realtà si vede che c'è anche qui un comportamento collettivo, anche se caratterizzabile in maniera meno evidente. Poi ci sono tanti altri esempi, per esempio le mandrie di mammiferi, non so, i pesci che volano, che diciamo, nuotano in gruppi, anche loro gruppi insieme, ma anche a livello più microscopico, insomma, sono noti i comportamenti collettivi anche nelle colonie di batteri o nelle popolazioni di cellule, ci sono molti esempi. Quindi, negli ultimi anni questi sistemi hanno attratto una grossa attenzione da parte di varie comunità scientifiche. Perché varie? Perché i biologi ovviamente sono interessati a capire questo comportamento da un punto di vista biologico. La ragione principale è che spesso il comportamento di gruppo ha una funzione. Per esempio, nel caso degli uccelli, la funzione è principalmente antipredatoria. Si è visto che se gli uccelli volano in gruppo, gli attacchi del predatore hanno meno successo. Quindi è vantaggioso volare in gruppo perché la probabilità di essere preda di un attacco è minore. Nel caso degli sciami di moscerini, la funzione è legata alla riproduzione. Quindi questi sciami sono spessissimo sciami soltanto di uomini e si reputa che lo sciame si formi proprio per attrarre la donna, che quindi va e si accoppia in volo con uno di questi maschi. Quindi i biologi sono interessati a capire in che modo questo comportamento collettivo può essere utile rispetto a una certa funzione biologica. Poi vi è un altro interesse da parte anche di diverse comunità, i fisici, e io vi dirò perché come fisica mi sono interessata a questi fenomeni, ma anche le persone che si occupano di teoria del controllo e di robotica. Perché c'è questo interesse nei confronti di questi sistemi? Perché in questi esempi che vi ho mostrato, così come in molti altri, il comportamento di gruppo è, si dice in gergo, auto-organizzato. Che cosa significa? Significa che non c'è
un individuo che guida tutti gli altri lo seguono, un leader che conduce per esempio il gruppo di uccelli da qualche parte. Non è così. Cioè il comportamento di gruppo che si osserva si dice è emergente. Che significa? Significa che in realtà quello che succede in questi gruppi è che ogni individuo, un uccello, si coordina, interagisce soltanto con un piccolo numero di vicini. Quindi c'è un'interazione, una coordinazione locale e che però riesce poi a propagarsi, a trasmettersi a tutto il gruppo e a determinare invece un comportamento coerente collettivo. Quindi il comportamento collettivo emerge da delle interazioni tra pochi individui e non dal fatto che tutti quanti stanno seguendo qualcuno. Allora, per esempio, l'interesse di coloro che si occupano di teoria di controllo di robotica è questo, è quello di riuscire a capire quali sono le regole che seguono i singoli individui per coordinarsi con questi pochi vicini, perché queste sono delle regole che permettono di controllare tutto il sistema. Quindi è un classico schema, viene detto, di controllo distribuito. E se, poiché in questi sistemi biologici il comportamento del gruppo è molto efficace, molto efficiente, l'idea è che se si riesce a capire quali sono queste regole, poi le si possono utilizzare anche per controllare dei sistemi artificiali. Quindi un po' l'idea è, noi abbiamo davanti a noi dei sistemi biologici che funzionano molto bene, cerchiamo di capire com'è che funzionano, perché se capiamo le regole poi le possiamo utilizzare per controllare dei sistemi che costruiamo. Benissimo, da un punto, questo è un po' un esempio di sistemi in cui possono questi algoritmi di controllo decentralizzato, vengono chiamati, possono essere utilizzati. Quindi sistemi, tanti piccoli robottini che devono eseguire un obiettivo e il programmatore vuole cercare di capire che regole deve mettere nel suo programma per riuscire a fare funzionare bene tutto il sistema. Ora, perché i fisici, cioè meglio una fisica teorica, perché ci interessiamo a questo tipo di fenomeni? Perché in realtà lo schema, diciamo schematicamente, questo è un sistema in cui ho tante unità, che sono gli uccelli nel caso degli uccelli, gli uccelli nel caso degli sciami, tante unità che interagiscono tra di loro e a causa di queste interazioni microscopiche c'è un comportamento globale non banale. Ora, questo processo avviene in moltissimi sistemi fisici, cioè qualsiasi corpo solido, liquido, voi possiate considerare nella vostra vita quotidiana, essere in realtà costituito da tante piccole molecole, tanti piccoli atomi. E queste molecole, questi atomi interagiscono tra di loro con delle forze che noi conosciamo, perché le forze fisiche sono ormai ben conosciute, e generano un comportamento collettivo che è quello che a noi interessa quando poi andiamo ad utilizzare gli oggetti che utilizziamo nella nostra vita quotidiana. E la fisica, e soprattutto la fisica statistica, si occupa proprio di legare il comportamento microscopico, cioè ciò che avviene tra le singole unità, al comportamento collettivo. Quindi, qual è l'idea? L'idea è, visto che noi ormai in fisica abbiamo acquisito una grande esperienza, abbiamo sviluppato teorie, abbiamo dei concetti che ci permettono di capire come si passa dal microscopico al macroscopico, cerchiamo di utilizzare lo stesso approccio anche per studiare questi sistemi. Nel caso dei gruppi animali e dei sistemi biologici però poi il problema è l'opposto di quello che si ha in fisica, cioè in fisica noi conosciamo molto bene le interazioni microscopiche e a volte quello che ci interessa spesso è predire il comportamento dell'oggetto, cioè del sistema complessivo. Nel caso dei gruppi animali è un po' il contrario, cioè noi possiamo osservare il comportamento di gruppo e quello a cui siamo interessati è di inferire, dedurre da questo comportamento collettivo le regole microscopiche. Quindi effettivamente in fisica statistica questo viene chiamato il problema inverso, appunto perché è l'opposto di quello che noi normalmente facciamo. Quindi quello che noi abbiamo cercato di fare, io con il gruppo abbiamo cercato di fare, è stato proprio questo: nel cercare di comprendere come funzionano questi gruppi animali, partire dalle osservazioni sul comportamento collettivo e cercare di scoprire quali sono le regole microscopiche, che cosa possiamo capire dei meccanismi microscopici che conducono a quello che osserviamo. Allora, per fare questo, che cosa facciamo? Noi facciamo varie cose. Innanzitutto facciamo degli esperimenti, perché con gli esperimenti noi vogliamo raccogliere dei dati e quantificare il comportamento collettivo che osserviamo. Noi vediamo gli stormi polari nel cielo, però vogliamo anche misurare delle cose. Una volta che abbiamo fatto questi esperimenti, che abbiamo osservato e misurato certe quantità, che poi devono essere scelte in maniera opportuna perché devono avere un significato, vogliamo cercare di dedurre da questi dati, da questa osservazione, da questi esperimenti,
le regole individuali che regolano il comportamento di un individuo con l'altro. Per esempio, vi do un po' di intuizione, quello che ormai si è capito sul comportamento degli uccelli è che quello che succede è un po' detto in due parole, che ogni uccello guarda i suoi vicini e cerca di volare nella stessa direzione dei vicini. Quindi io sto volando, guardo chi mi sta intorno, cerco di volare nella stessa direzione, questo in maniera molto vaga. Ma come esattamente devono essere queste regole per poi garantire quello che noi vediamo, cioè che questo comportamento di gruppo è molto efficiente, che è molto resistente alle perturbazioni esterne, che la coesione viene mantenuta, eccetera, eccetera, eccetera. Si è scaricato? No, non si è scaricato. Benissimo. Allora, io vorrei darvi un po' brevemente un'idea di quello che noi facciamo in pratica, quindi di vari stadi di questa... questa ricerca. Mi sa che si è scaricato, però forse posso parlare ad alta voce. Allora, quindi partirò in qualche e vi darò un po' un'idea di, appunto, di questi vari stadi. Ma penso mi sentite, no? No, per la telecamera è meglio. Ok, grazie. Perfetto. Allora, ecco, questa è un'immagine dell'apparato sperimentale che noi utilizziamo per studiare gli uccelli. Quindi che cosa facciamo? Noi andiamo, scusate, ok, andiamo sul tetto di Palazzo Massimo, alla piazza del Cinquecento, e montiamo delle videocamere che, diciamo, sono capaci di filmare ad altissima risoluzione e ad altissima frequenza temporale, fanno 170 fotografie al secondo, quindi sono veramente molto molto veloci, sono dei filmini velocissimi. E non usiamo soltanto una telecamera, ne usiamo più di una, tre, quindi riprendiamo con queste telecamere gli stormi, gli uccelli da tante posizioni diverse. Quindi questa è un'immagine di Palazzo Massimo, delle varie telecamere, della terrazza, eccetera, eccetera. Facciamo la stessa cosa anche con gli sciami, solo che ovviamente con gli sciami non saliamo sul tetto di nessun palazzo, perché gli sciami sono nei parchi, quindi andiamo nei parchi e facciamo la stessa cosa nei parchi. Però più o meno lo schema è sempre lo stesso. Vedete qui, schematicamente, ci sono tre videocamere, qua più o meno si trova lo sciame, e lo sciame viene ripreso da queste telecamere contemporaneamente. Ma questa tecnica viene chiamata stereoscopia. Perché si riprende il gruppo animale da tanti punti di vista e non si fa soltanto un video? Il problema di fare solo un video è, con un video, con una fotografia, noi abbiamo una proiezione bidimensionale del gruppo, ma il gruppo in realtà si muove in tre dimensioni. Quindi i dati che noi vogliamo raccogliere non sono dei dati bidimensionali delle proiezioni, perché quelli sono dei dati parziali, non ci permettono di capire veramente come si muovono questi uccelli. Quello che vogliamo fare è ricostruire proprio le loro traiettorie in tre dimensioni, e per fare questo, questa tecnica che si chiama stereoscopia ci consente di operare una ricostruzione tridimensionale. Qua voi vedete il problema di avere un solo video. Se voi vedete, questa è una videocamera, quello che voi vedete è che a un certo punto ci sono due cieli che si sovrappongono, perché essendo una proiezione vi è una sovrapposizione. Adesso per farlo riandare, vediamo se riesco a farlo riandare. Ecco, quindi vedete, qui vedete la proiezione sulla macchina fotografica delle traiettorie dei due uccelli, e a un certo punto diventa una. Quindi se io avessi soltanto una macchina fotografica, una videocamera, non riuscirei a distinguere, una volta che le due traiettorie si incrociano, poi non so più dire chi è chi, perché in due dimensioni è indistinguibile. Invece, avendo le informazioni di due, meglio ancora tre macchine, con dei procedimenti di computer vision, io riesco a ricostruire la traiettoria tridimensionale. E queste, per esempio, sono delle ricostruzioni di traiettorie tridimensionali. Queste sono le traiettorie di un gruppo di uccelli che sta facendo una curva. Quindi, queste sono proprio le traiettorie, delle traiettorie. In realtà noi, una volta che abbiamo queste traiettorie, possiamo anche girare questa figura, vederla da tutti i punti di vista. E queste invece sono le traiettorie dei moscerini in uno sciame, quindi già da qui si vede che il comportamento è molto diverso, questo è un comportamento ordinato, questo è un comportamento più caotico, più disordinato. Benissimo, allora qui potete vedere anche dei filmini, qua c'è, vedete sulla sinistra, c'è il filmino reale, quello degli sciami che si muovono, è rallentato così si vede un po' meglio la loro dinamica, e sulla destra, adesso vi faccio vedere, dovrebbe partire, no, non è partito. Irene, punta al tuo computer. Sì, no, ma non è partito perché...
Non so come farlo partire di nuovo, devo fare indietro e avanti. Allora, forse me lo dovete fare partire da lì, mi fate partire questo, esatto, e anche quello sulla destra. Io purtroppo da qui non riesco a farlo, ecco. Ok, e queste sono le traiettorie che noi abbiamo ricostruito, quindi questa è quella vera e queste sono quelle ricostruite, da cui sì, si vedono proprio tutte le traiettorie. Possiamo fare la stessa cosa con quegli uccelli, ok. Qui di sopra si doveva vedere prima il video insomma, il video vero e qui è invece il video ricostruito, le traiettorie ricostruite. Si vedono tutti gli uccelli che curvano, fanno questa curva e poi appunto siccome noi abbiamo tutti i dati possiamo in realtà andarli a guardare da tutti i punti di vista e cambiare la prospettiva. Quindi per esempio voi vedete che quello che si vede quando uno comincia a girare queste traiettorie è che in realtà quando loro curvano, quando gli uccelli curvano, curvano su un piano, che è una cosa che uno non potrebbe dedurre semplicemente guardandoli. Benissimo, allora a questo punto noi abbiamo tutti questi dati. La successiva, grazie, perché non funziona più. Ok, benissimo. Allora, una volta che noi abbiamo tutti questi dati possiamo fare un'analisi delle varie quantità che abbiamo misurato e poi abbiamo scoperto tante cose nel corso del tempo. Adesso poi farò un'analisi un po' più approfondita, magari un po' più dettagliata degli ultimi risultati che abbiamo avuto, ma questo è un po' un riassunto degli ultimi, diciamo, 10 anni di lavoro. Quindi quello che abbiamo scoperto sugli uccelli è, come vi dicevo, che ogni individuo quando vola, si coordina, guarda un certo numero di vicini attorno a sé. Questo numero è intorno ai 7 vicini. La cosa interessante è che questo numero non cambia quando cambia la densità dello stormo. Cioè ci possono essere delle fluttuazioni di densità, lo stormo si può espandere, si può contrarre, ma gli individui continuano a tenere sott'occhio 7 dei propri vicini. Questa, diciamo, invarianza rispetto alla densità è una proprietà molto interessante che ha anche delle conseguenze molto grosse, perché questo significa che quando arriva una perturbazione esterna, un ostacolo, un predatore, magari il gruppo, lo stormo si espande o si contrae improvvisamente, il grado di interazione tra un individuo e gli altri rimane invariato. Non sarebbe così, per esempio, se invece di coordinarsi sempre con lo stesso numero di individui, ognuno di loro avesse, diciamo, un range ben definito entro cui guardare. Per esempio, se un uccello guardasse entro un metro e si coordinasse con quelli che stanno entro un metro attorno a sé, quando il gruppo si espande perde contatto con gli altri e quindi il gruppo rischia di disgregarsi. Invece il fatto che c'è questa invarianza rispetto all'espansione e alle contrazioni del gruppo garantisce la coesione del gruppo stesso. Infatti i gruppi di uccelli che noi vediamo sono sempre molto coesi, non si frammentano, non li vediamo frammentarsi. L'altra cosa che abbiamo scoperto è che anche se quindi questa coordinazione avviene localmente, cioè con i primi vicini, in realtà gli uccelli, gli individui sono in grado di influenzarsi l'un l'altro su grandissime distanze. È come se ci fosse un processo a catena, cioè io guardo te e mi coordino con te, con i primi 7, con i primi 7 vicini, ma gli altri 7 guarderanno gli altri 7, guarderanno gli altri 7. Questo procedimento a catena fa sì che in realtà ognuno riesca a influenzare gli altri in tutto il gruppo. E in questo modo, diciamo, cambiamenti di comportamento in una parte del gruppo influenzano cambiamenti di comportamento da un'altra parte del gruppo. Questo è molto importante perché se qualcuno a un certo punto nota qualcosa e decide di cambiare direzione, il fatto che si riescano ad influenzare su tutta la scala del gruppo permette a tutto il gruppo di cambiare direzione ed è molto importante perché in questo modo si riescono ad evitare per esempio gli attacchi predatori. Le ultime cose di cui adesso vi parlerò è che in questi gruppi vi è una capacità eccezionale di propagare l'informazione. Che cosa significa? Questo è quello che vi andrò a mostrare tra poco, che se c'è un segnale che arriva a un individuo e questo individuo passa agli altri, il segnale riesce ad essere propagato molto velocemente. Quindi tornando all'esempio precedente, se c'è un individuo che a un certo punto decide di curvare perché ha visto qualcosa, passa questa informazione ai vicini e questa informazione velocissimamente raggiunge tutti e tutti riescono a curvare. Quindi c'è una propagazione dell'informazione molto molto rapida e molto efficiente.
Poi noi abbiamo studiato, come vi ho detto, anche altri tipi di gruppi, quindi i moscerini, abbiamo studiato anche le zanzare, insomma stiamo un po' ampliando la nostra indagine, e quello che abbiamo capito è che anche se ci sono delle differenze in come questi sistemi si comportano, in ogni caso quello che si nota è che nelle varie tipologie di sistemi c'è una capacità del gruppo di avere una risposta collettiva. Questo è comune sia a gruppi che sono ordinati come gli uccelli, sia a gruppi che sono disordinati come i moscerini. In entrambi i casi il gruppo ha una risposta collettiva estremamente efficace rispetto a ciò che avviene dall'esterno, rispetto all'ambiente. Allora, adesso per darvi un po' un'idea più concreta di che cosa si fa, cioè come si arriva a queste scoperte, se queste sono insomma quelle passate, io mi concentrerei su quelle più recenti, vorrei parlarvi appunto della propagazione dell'informazione, cioè dell'ultimo punto di cui avevo parlato prima. Allora, qui quello che voi potete vedere è lo stesso stormo di prima, un altro, mi ricordo, insomma, i comportamenti sono comunque simili anche tra stormi diversi. Voi vedete, queste sono le traiettorie della curva. Ora, se uno guarda uno stormo che curva, uno ha l'impressione che lo facciano tutti nello stesso istante. In realtà non è così. Non è perfettamente sincrono il comportamento del curvare. C'è qualcuno che inizia a curvare e poi a poco gli altri seguono. Quindi veramente, come dicevo prima, c'è all'inizio qualcuno che fa qualcosa e poi questo segnale si propaga di uccello in uccello. Allora, se uno guarda i dati, può quantificare questa propagazione. Quindi, per esempio, noi guardando le traiettorie dei singoli individui, possiamo capire chi è il primo a curvare, chi è il secondo a curvare, chi è il terzo. Possiamo fare un ranking, no? E questo, per esempio, è giusto per darvi un'idea, è una curva di ranking. Ogni punto qui corrisponde ad un uccello. Questo è l'uccello iniziale, che comincia a curvare al tempo zero, poi questo asse il tempo, dopo un certo tempo c'è il secondo, dopo il terzo, dopo il quarto, dopo il quinto, bla bla bla, fino all'ultimo uccello. Qua stiamo parlando di stormi di 400-500 individui, d'accordo? E allora, quest'altra figura qui vi mostra proprio la propagazione spaziale, cioè come avviene questa propagazione nello spazio. Quindi, per esempio, vedete qui il rosso, quelli colorati di rosso, sono i primi uccelli che cominciano a curvare, e poi il codice del colore va, diciamo, dai colori caldi verso i colori freddi, quindi il rosso sono i primi, poi il giallo sono i secondi, i verdini i terzi, eccetera, eccetera. Quindi vedete, questo è uno stormo visto di lato, si comincia a curvare qui e poi a poco cominciano a curvare tutti gli altri. Quindi questo curvare, l'azione del curvare si propaga da qui, dalla punta, dall'estremità laterale dello stormo fino all'altra parte. Quindi c'è un fronte del curvare, un'onda di uccelli che curvano, che si propaga nello spazio. Quindi una vera e propria propagazione, come la propagazione acustica, come il suono, come tanti altri fenomeni di propagazione che sono stati studiati, per esempio, in fisica. Quindi noi che siamo abituati a studiare questi fenomeni sappiamo come fare a quantificarli e sappiamo per esempio come dei dati di questo tipo possiamo andare a calcolare la velocità di propagazione. Quindi noi riusciamo a capire con che velocità si propaga questa informazione del curvare. Ed è la possiamo misurare in tanti gruppi diversi, in tanti stormi diversi, e per ogni gruppo misuriamo con che velocità l'informazione si propaga all'interno del gruppo. E quello che si trova è che queste velocità sono molto molto alte, sono dell'ordine di 40 metri al secondo, quindi nel giro di qualche secondo un gruppo anche grandissimo di uccelli riesce a fare una curva. Ora, questa è una cosa molto interessante. Perché è interessante? Perché innanzitutto è un indice del grado di coordinazione veramente molto alto che hanno questi sistemi. In secondo luogo è interessante perché tutte le teorie che c'erano fino a prima dei nostri risultati non riuscivano a spiegare questo comportamento, non riuscivano a spiegare delle velocità così alte e non riuscivano a spiegare come fosse possibile che il segnale in realtà si propagasse inalterato. Cioè, quello che noi osserviamo negli uccelli è che il primo inizia a curvare e fa una certa curva e il secondo fa esattamente una curva analoga, appena un po' traslata, e l'ultimo anche, dopo 1000 uccelli, riproduce perfettamente la stessa traiettoria del primo. Quindi il segnale non solo è propagato, ma è propagato inalterato, senza attenuazione. Quindi una volta che noi abbiamo ottenuto questi risultati abbiamo cominciato a chiederci, vabbè, ma siccome le teorie esistenti non li sanno spiegare, bisogna trovare una nuova teoria. Quindi vedete, questo è un po' lo schema che vi dicevo all'inizio, partiamo dal fenomeno, lo quantifichiamo, facciamo gli esperimenti e poi però dagli esperimenti dei dati passiamo all'elaborazione di un'analisi teorica.
Quindi noi abbiamo sviluppato una nuova teoria, e questa nuova teoria, che qualitativamente noi lo sapevamo quando l'abbiamo sviluppata, riproduceva questo fenomeno, però volevamo anche essere sicuri che la teoria fosse giusta. Allora, cosa si fa quando uno vuole sapere se una teoria è giusta o sbagliata? Va a guardare alcune delle predizioni della teoria che uno non aveva ancora osservato prima, la fa misurare e vede se la predizione è verificata. Quindi, per esempio, questa teoria che noi avevamo sviluppato prevedeva che la velocità con cui si propagava, con cui si propaga l'informazione debba essere proporzionale, debba essere tanto più grande quanto più grande il grado di ordine nel sistema. Quindi abbiamo trovato una formula che quantifica quello che vi ho appena detto, che è questa formuletta qui, che ci dice che la velocità di propagazione è proporzionale al grado di ordine del sistema. Questa era la formula teorica, siamo andati a misurare tutto, quindi questa linea è la predizione teorica e questi punti corrispondono ai dati sperimentali, quindi voi vedete che gli esperimenti avvalorano la teoria e ci dimostrano che la teoria è infatti corretta. Quindi una volta che noi abbiamo mostrato la teoria, abbiamo sviluppato la teoria, abbiamo mostrato che è corretta, adesso abbiamo delle nuove regole che siamo riusciti ad ottenere su come si muovono questi individui, che sono diverse da quelle che la gente prima pensavo fossero le regole giuste, e adesso possiamo partire a cercare di capire quali sono le altre conseguenze di questa teoria e che cosa ci si può ottenere. E con questo direi che ho finito. Volevo semplicemente farvi vedere un po' le persone del nostro gruppo. Questo sono io, questo è Andrea Cavagna, il mio collaboratore, questi sono tutti i postdoc che lavorano nel mio gruppo. Ci sono altre 40 slide, però mi sembra.